Lavoriamo insieme per restituire voce al nostro territorio. Con la vostra fiducia saremo espressione dell'Abruzzo interno in regione. Così i candidati Guido Angelilli e Maria Elisa Polilli del PD che hanno lanciato la sfida elettorale dal comitato di Corso Ovidio, inaugurato lo scorso sabato a Sulmona, alla presenza del candidato presidente della regione del centro-sinistra, Luciano D'Amico. Dobbiamo riprendere in mano le redini del governo regionale, perché la regione deve svolgere quel ruolo di direttore d'orchestra che serve per rilanciare la nostra economia. Se rilanciamo l'economia si creeranno nuovi posti di lavoro. Serietà e passione, questi due ingredienti della campagna elettorale. Ci vedrete impegnati, dicono Angelilli e Paolilli, perché l'Abruzzo finalmente torni a essere la terra degli abruzzesi e non un possedimento romano. Ho deciso insieme a tanti amici, colleghi sindaci anche e amministratori di scendere, di metterci anche io la faccia e la mia esperienza per cercare di cambiare questo stato di cose attraverso una nuova visione della politica, ripartendo innanzitutto dalla base, cercando di ricreare una coesione di una politica di centrosinistra che serve a questo territorio e che è mancata in questi anni. Ho condiviso sin da subito il candidato presidente Luciano D'Amico, che reputo una persona competente e capace di poter dare un contributo valido alla rinascita del nostro territorio. Guido e Maria Elisa sono il punto d'arrivo di un lavoro eccezionale che ha rilanciato la presenza del centro-sinistra e del partito in Valle Peligna. Con loro noi abbiamo la migliore espressione della classe dirigente del territorio. Ci riprenderemo il governo della regione per fare di questa area territoriale della provincia e dell'intera regione un volano di sviluppo, un luogo di buone pratiche amministrative, un luogo di qualità della vita.